Convivenze difficili, problematiche relazionali sempre più diffuse, aumento delle liti in ambito familiare e delle richieste di separazione. Gli effetti sociali della pandemia e dei lockdown pesano sulle famiglie anche in Abruzzo e in provincia di Teramo. Per questo la ASL, su iniziativa della Regione, attiverà un progetto pilota di mediazione familiare, selezionando due professionisti che saranno a disposizione nei consultori di Teramo e Roseto. Attraverso l'apporto di mediatori familiari che noi stiamo reperendo, tramite degli avvisi pubblici, delle selezioni di personale, che andranno a supportare le famiglie che sono in difficoltà nel momento in cui si vanno a separare e in quel momento dove appunto si vanno a creare delle problematiche circa la gestione dei rapporti con i figli e quindi noi loro cercheranno in tutti i modi di far sì che queste attività si svolgano con tutta tranquillità senza appunto evitando che possano sfociare in azioni un po' che dopo rappresentano un problema sociale per tutti. Quando sarà pronto a partire il progetto? Il progetto inizieremo, appena abbiamo stiamo facendo gli avvisi per reperire il personale, dopodiché inizieremo, penso, i primi dell'anno 2022. Ho incontrato gli operatori dei consultori qui in provincia di Teramo che mi hanno sollecitato affinché venga rafforzato il servizio proprio della mediazione familiare, perché hanno ricevuto richieste di aiuto dalle famiglie e non sono stati in grado purtroppo di poter offrire l'aiuto, poiché nei nostri consultori la figura del mediatore familiare non c'è. Quindi questo è un progetto innovativo che va proprio in aiuto ai soggetti più deboli, ai soggetti più fragili che con la pandemia purtroppo hanno visto accentuare le problematiche relazionali all'interno delle famiglie, quindi i ragazzi purtroppo isolati a causa del lockdown, la mancanza magari del lavoro dovuta alla crisi economica sempre in relazione alla pandemia in atto, e quindi purtroppo viene a mancare la serenità. Quindi il mediatore familiare è fondamentale per aiutare le famiglie a ritrovare un equilibrio al proprio interno.